tutte quelle che vi ho fatto vedere finora appartengono ad allucinogeni di questa chiesa. Adesso vediamo proprio brevemente una carrellata di quelli che saranno nel numero 2. In allucinogeni del cristianesimo la vendetta, no, la riscossa, non lo so. Voglio dirvi semplicemente che è la prima volta che qualcuno del pubblico vede questa immagine, cioè un'anteprima assoluta, per cui senza scherzo, è la prima volta che vengono presentate. Santa Valpurga, siamo in Germania, vado a cercare dov'è il posto. Un'abbazia benedettina, dov'è? È un nome impronunciabile, abbazia Heidenheim, che non è il design, ma Heidenheim, appartiene, l'abbazia benedettina appartiene all'Ottocento, dopo Cristo, è una delle più antiche, ed era in questa abbazia benedettina, vi era questa, quella che poi divenne Santa Valpurga. Santa Valpurga è morta nel 770, ovviamente dopo Cristo, ed è sepolta in questa abbazia. Particolare curioso, dopo la santificazione di questa suora, un personaggio storico, dopo la sua beatificazione è stata in qualche modo assimilata a una divinità pre-cristiana, pagana, esattamente vichinga probabilmente l'origine. Probabilmente Valpurga non è neanche il nome vero di questa suora cristiana diventata poi Santa Valpurga, ma c'è stata soltanto l'associazione con questa divinità vichinga. Ancora oggi in Finlandia, il 1° maggio, la festa di questa santa, celebrano, che loro chiamano Vappu, la celebrano con delle orge alcoliche infinite che durano 3 giorni, probabilmente un retaggio di culti pre-cristiani e quindi vichinghi. Questo è un arazzo, quindi una tappezzeria, una stoffa, di epoca indefinita, indubbiamente dopo l'anno 1000, essendo morta a Betlemme. Guardate nella mano cosa stringe, il nuovo. È un ovulo, cioè non è una mela, non è un giglio, non è un crocifisso, non è... è un fungo, è un ovulo. Gambo bianco e cappello scuro. Non è un porcino, non se ne faceva niente. Cioè, con non se ne faceva niente non voglio dire che usasse la manita, poi vedrete. Carmine Burana. Carmine Burana, il suo nome vero è Codex Latinus Monacensis. Questo noi lo conoscevamo già quando scrivemmo Allucinogeni 1. Non lo mettemmo perché volevamo mettere, come anche nel secondo, soltanto le raffigurazioni che sono indubbiamente fungibili. Questo, che l'avevamo visto, l'albero sopra è un po' strano, cioè sì, può essere, è rosso, picchiettato di bianco, ma l'abbiamo lasciato perdere. Mentre studiavamo, mentre lavoravamo, mettevamo giù i dati per il secondo, io mi ritrovo di nuovo in mano, vado nell'archivio sul computer, ritrovo questa foto e la guardo più attentamente. Ci sono, io ne ho contati 10 alberi fungo, gruppi di funghi, dappertutto, guardate, a destra, guardate per terra, in fondo, pieno di funghi, ma soprattutto se mi ingrandisci quella rossa sopra, è una cosa incredibile, unica in tutta l'arte cristiana, ed era quasi esoterica, cioè nasconde e fa vedere. Guardate, prova anche se si sgrana un po', guardate cosa sono nascoste, cosa sono le macchioline bianche, cosa c'è nascosto dentro. Guardate di nuovo, alla prima vista c'era sfuggito questo particolare. E guardate anche sotto, vedete funghi di nuovo col cappello sfrangiato. Ma quelle sono delle psilocibe, cioè incredibile.
come si scelta la sì. Questo è un altro codice, il codex Isberti, ed è l'episodio del Vangelo della guarigione del cieco sulla strada di Gerico. Gesù va a Gerico e sulla strada trova un cieco che gli corre incontro e gli chiede di donargli la vista. Gesù Cristo nell'atto di benedire questo cieco che è sotto un altro albero strano, rosso, picchiettato di bianco. È l'albero che gli permette di vedere a Gerico, a Lazzaro. Un'altra, questa è anche molto bella, vediamo un po', il Salterio di Parigi. Questa è arte bizantina ed è curiosa. Guardate la parte sotto, inferiore. Di nuovo l'ingresso di Cristo, dorso di asino, a Gerusalemme. Da chi viene accolto? Da due personaggi. Uno che stende qualcosa sotto un albero fungo. Non si capisce, non si sa e non si saprà mai se per accogliere Cristo o per difendere l'albero. Cioè, Cristo stai lontano, non si sa, non si può capire, non si sa. Sopra l'albero, in una posa che noi diremmo completamente strafatto, c'è uno che... insomma, se non è strafatto quello, nessuno è strafatto. Andiamo pure avanti. Un altro bel documento è questo Codex Aureus, ha un nome bestiale, Eternancensis. Anche questo è dell'anno 1000, esattamente il 1030. Germania è conservato, credo, a Monaco di Baviera. Questa miniatura che racconta il passo del Vangelo del ricco epulone e del mendicante, non so se la sapete, cioè, non me la racconto, se volete la racconto. Nella parte centrale, forse poi ci sono degli ingrandimenti, c'è Lazzaro che muore e viene accolto dalle braccia di Abramo, cioè il fondatore di fatto dell'ebraismo. E attorno ad Abramo, di nuovo, dei strani alberi col cappello sfrangiato. Siamo le ultime due. Questo è la Bibbia di San Paolo, che è stata ritrovata non moltissimo tempo fa. È stata esposta per la prima volta al pubblico, mi pare nel 2004, quando andò per la prima volta questo Papa, il pastore tedesco, a visitare la chiesa di San Paolo a Roma, San Paolo fuori le mura. Vediamo Mosè al centro, la parte centrale divisa, vedete, in tre parti. Parte centrale, la vita di Mosè, mentre sta predicando, impartendo un sermone, una lezione, degli insegnamenti al popolo. Alle sue spalle, un albero fungo. Sinistra. Vi anticipo una obiezione possibile. Potete dirmi, ma quelli sembrano proprio un po' alberi. No, perché guardate dove il pittore ha voluto raffigurare un albero e basta. La parte superiore l'ha raffigurata bene l'albero, cioè non sapeva solo raffigurare quello sotto. Improvvisamente ha perso la capacità pittorica o viceversa. San Paolo sotto una serie di soldati in atto, anche qui non si può, non si saprà mai se di paura, quindi Dio stai lontano, o di preghiera secondo la modalità medievale,
attorno con un albero frutto.